Un salutissimo agli amici di Mitico Snake. Innanzitutto, auguri per questo 2020 e siamo in un nuovo video dell'anno. Nuovo unboxing, ovvero il primo unboxing del 2020. Sì, aspetterete un pochino, dai, partiremo subito dopo la sigla. Allora, miei cari amici di Mitico Snake, eccoci qua. Allora, andiamo subito ad aprire il pacco. Abbiamo qui le solite confezioni che Amazon ci ha così tanto abituati. Solo che però questa qui, clacson delle auto. Questa qui non ha uno strappo, quindi mi deve valere di qualcosa per aprire. Prendo un cacciavite. Ok, allora l'abbiamo aperto. Ok, togliamo via tutto. Ah, qualcuno di voi sicuramente avrà visto, cioè avrà visto, sì, avrà visto le storie su Instagram che doveva arrivarmi questo pacco. In effetti, eccolo qua. Allora, pacco tutto bianco. E questo qui è un dispositivo che mi hanno fregato qualche mese prima di Natale. Adesso lo scoprirete subito. Allora, andiamo subito a strappare questa confezione, perché dovete sapere, miei cari amici di Mitico Snake, che io parte dell'attrezzatura qualche mese fa ho dovuto riacquistarla. Eh sì, come fotocamera. Fortunatamente computer no, perché computer era con me in quel momento, quindi è ancora qui come potete vedere, ma quello che si sono fregati era la fotocamera, stabilizzatore e diciamo un po' tutti i vari accessori che stavano all'interno di quello zaino. Allora, miei cari amici, eccolo qua, potete già vederlo qui dalla confezione, dal logo. Sì, è lui, uno stabilizzatore della Zhiyun, però questa volta modello diverso, modello aggiornato. Mettiamo qua a terra. Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo un panno microfibra. Sì, ok, penso sia lui. Vediamo un attimino. Sono curioso di. Sì, infatti un panno microfibra questo qua. Serve a pulire magari la staffa dello stabilizzatore, che adesso andremo subito a vedere. Allora, questa volta è uno Zhiyun Crane M2. Uno stabilizzatore dove posso montare sia la mia compatta, sia il mio smartphone e sia le action cam. Allora, l'ho aperto, devo programmare un taglierino. Allora, intanto togliamo tutto. Ecco qua. Allora, dai, come primo video dell'anno, come primo unboxing dell'anno ci stava, anche se l'ho acquistato l'anno scorso. Allora, andiamo subito. Pum, 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 pum. Sì, devo togliere queste. Uno e due. I sigilli di apertura. Vediamo un attimino se si apre da qui. Dall'altra parte, io penso da qui. Ah no, questa. Ok, ci sono riuscito. Allora, e eccolo qua, confezione interna. Questa buttiamo giù. Cosa abbiamo qui? Già l'ho strappato. Qui abbiamo un
Manuale rapido delle istruzioni in service card. Ok, perfetto, mettiamo a parte. Adesso andiamo ad aprire quello che è lo stabilizzatore. Intanto vi faccio vedere anche la confezione interna e andiamo subito ad aprirlo. Wow! Allora, ragazzi, la cosa buona che di questo stabilizzatore ve lo dirò dopo. Allora, intanto prendiamo lo stabilizzatore. Eccolo qua. No, ragazzi, è fantastico. Allora, vediamo un attimino. Solo cercando di aprirlo. Allora, sto solo cercando di capire come aprire questo stabilizzatore. Che... Ah, eccolo qua, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. E voilà. Eh sì, allora, questo è lo slider che va a bloccare tutto. Quindi lui si apre da questa parte qui. Intanto possiamo anche già bloccarlo. Ok. Ad aprirlo ce l'ho fatta, adesso sì, non resta altro che stabilizzarlo. Poi dopo mi affiderò ai video di Photoema direttamente per stabilizzare questo stabilizzatore, questo Crane M2. Adesso vediamo tutti gli accessori che ci stanno all'interno. Abbiamo la passettreno. Ok, abbiamo la staffa, poi abbiamo tutti gli altri accessori, la pinzetta per collegare lo smartphone, infatti eccola qui, poi abbiamo la tracolla e poi abbiamo uno stativo, questo mi interessa, uno stativo per poterlo stabilizzare al meglio, ok. Questo potrebbe essere molto comodo e poi infine abbiamo una rondellina che devo capire dove piazzarla, questa qui, ok. E poi ragazzi, udite udite, abbiamo la ricarica con USB-C. Questa è la cosa buona di questo stabilizzatore. Finalmente uno stabilizzatore che porta la USB-C in modo che possa unificare la ricarica sia con il mio smartphone e sia con lo stabilizzatore. Però solo che l'unica pecca che la fotocamera purtroppo è micro USB. Allora, adesso andiamo a montare. Andiamo a montare un attimino la staffa. Eccola qui, penso debba andare così. Sì, sicuramente. E questa. Ah, ok, eccola qui. Questo qui ho capito adesso a cosa serve. Questa, diciamo, piccola vite serve per montare la fotocamera allo stabilizzatore. Allora, io lo vado anche a provare. Sono contento che mi sia arrivato, lo attendevo da stamattina, miei carissimi amici. In altri casi, se questo video vi è piaciuto, lasciate tanti bei pollicioni in su, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, chiocciolamiticosnake. Già sono partite le animazioni che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video. Adesso io devo andare sul canale YouTube dei ragazzi di Photoema e devo andare a stabilizzare la fotocamera qui sopra. Ciao.